Nicola Baranello, presidente del gruppo sportivo Virtus, quest'anno la Soigiù è arrivata alla sua 45esima edizione, manifestazione tra le più longeve della nostra regione. Sì, in effetti 45 anni sono tantissimi per una manifestazione nell'ambito del nostro gruppo, che l'anno prossimo fa 60 anni di attività. Quindi noi abbiamo questa ciliegia sulla torta che è la Soigiù, che ci assorbe, ci fa lavorare e che ci rende felice. E ogni anno il target si eleva, come vedrete stasera nella prossima Soigiù. Davvero tante presenze che affollano Campobasso, è proprio questo il bello della Soigiù, è bello anche sottolineare che la gara è non competitiva e dunque aperta a tutti. Assolutamente, la gara non è competitiva, partecipano genitori, atleti, bambini, cani, partecipano tutti. Siamo 6.000-6.500 nelle ultime 2-3 edizioni, quindi veramente è una numerosità elevatissima. Alla fine vengono consegnate medaglie a tutti i partecipanti, che significa che ogni persona vince questa gara. È così, tutti i 6.000 partecipanti, gli iscritti diciamo, prendono la medaglia da noi coniata sul disegno del maestro Fratiani, che tutti gli anni ci fa questo manifesto, manifesto che sposa un po' il progetto di ogni anno. Quest'anno sposa il progetto che vogliamo parlare di migranti, soprattutto migranti intesi i nostri giovani che vanno via e non riescono a stare più nella loro terra per mancanza di lavoro. Ecco, abbiamo nominato i 60 anni dell'attività, un grande traguardo per il gruppo sportivo Virtus, tra l'altro verrete anche premiati dal CONI. Sì, quest'anno poi è un'attività, un traguardo eccezionale. Siamo stati premiati con la Stella d'Oro dal CONI, proprio pochi giorni fa ci è arrivata la comunicazione ufficiale. E questo, in concomitanza con il raggiungimento dei 60 anni, per noi è un traguardo enorme. Tenete conto che solo 20 società ogni anno di tutte le specialità in Italia vengono premiate con questa stella. Premiazioni anche durante la presentazione della Soigiù, premiati tutti gli atleti che si sono contraddistinti nell'anno corrente. Sì, noi abbiamo le tre tradizionali premiazioni, che sono l'atleta più meritevole, sono lo sportivo dell'anno e poi sono l'animatore sportivo dell'anno. E poi premiamo tutti i nostri atleti, tutti i nostri operatori, tutti i nostri tecnici. Quest'anno aggiungiamo che premiamo tutte le persone che si sono attivate per aiutarci in organizzazione della Soigiù. L'appuntamento dunque è per l'11 novembre, quando Campobasso si colorerà di giallo e di blu. Assolutamente. Noi abbiamo santi protettori che ci proteggeranno quel giorno.